tempo e quindi non siamo, cioè la Fondazione per la Telecina, sono un po' il protagonista di questa giornata, assieme a voi, per me è la firma finale su un lavoro che è iniziato parecchi anni fa e che stiamo condividendo sia con voi sia con Paolo, Emanuele, Nicolò. Vabbè, vengo al punto, perché sono qui, volevo solo darvi due accenni sul motivo e sui dettagli relativi al percorso che inizia con la formazione e informazione. Giusto, ve lo do dal mio punto di vista personale, che è quello di marketing. Due dati veramente semplici. Il primo è, parliamo tanto di teoria, ma per passare alla pratica vi do subito un dato. Google, Facebook, YouTube, tutti questi tweet non ci sono in Cina. Quindi qualsiasi attività del territorio, motivo per cui siamo anche qui, dovrà dotarsi di WeChat. So che per chi conosce la Cina sta dicendo un'ovvietà clamorosa, ma per chi non ci lavora non è per niente ovvio. Parlavamo come prepararsi per le Olimpiadi 2026, il territorio banalmente dovrà dotarsi di un account WeChat. Sembra una banalità, ma non lo è. Oggi c'è? No. Quindi vi dico già, questa è già una sfida. Per parlare con il mercato turistico più grande in termini di numeri, come anche aveva detto, anche di capacità economica, e soprattutto, non ve lo ripeto di nuovamente, ma di sciatori, visto che parlavamo anche del mercato invernale. Cioè il numero di sciatori più grande al mondo è in Cina. Quindi il territorio può decidere, parlo a questo mercato o non parlo a questo mercato. È una scelta, dentro o fuori. Il nostro compito è, ci fa piacere essere qui oggi, poter dire, bene, c'è un'opportunità per capire come fare al meglio. Perché non facendolo succede una cosa semplice, che avviene in realtà nel marketing. Se io non dico nulla, qualcun altro lo farà al posto mio. Qualcun altro vuol dire altre destinazioni turistiche. Cioè, se non voglio creare nessun disagio in questo, semplicemente fare una constatazione. Non ultimo, giusto per darvi due insight anche a favore di chi è collegato online, non ultimo il fatto che il mercato cinese, oltre ad essere più ricco e più popoloso, numericamente, è anche quello che sta definendo i trend di mercato. Si parlava del settore della moda, facciamo un esempio che è vicino a tutti, provate a immaginare le case di moda legate in realtà a moda tecnica, quindi legata all'abbigliamento invernale tecnico, provate a pensare negli anni quanto si sono spostati sulla parte fashion, quindi su tutto un abbigliamento che di tecnico ha una base ma fondamentalmente fashion. Bene, è un trend che si lega a quello che si chiama snow tourism, cioè il turismo della neve, che in Cina è già avviato da tempo. In Italia, parliamo della Valtellina, anzi, deve essere ancora recepito. È un modo diverso di consumare, fatemi passare questo termine, la montagna, che si produce in un'opportunità dove le persone non sciano dalle 8 del mattino alle 5 di sera, per quanto sarà doveroso poi ritrovarsi la freschia la sera, ma godranno della montagna in maniera diversa, più ampia. Più ampia vuol dire che non c'è solo lo sci, non c'è solo il vino, anche se c'è tutta la Valtellina che può essere coinvolta. Bene, questa è un'enorme opportunità che vorremmo esplorare insieme a voi. Quindi lascio, erano questi il mio messaggio e il mio contributo per questa giornata, era solo per dirvi una piccola anticipazione prima di passare al dettaglio. Tutto questo sarà a disposizione di imprenditori e manager e professionisti locali del turismo e non solo. In realtà ho detto che l'avevo finito, c'è ancora un insight. In realtà la Cina sono anche gli investitori immobiliari più diffusi nel mondo, quindi il mercato dell'immobiliare che investe nel mondo è cinese. Di nuovo, è un'ovvietà, beh, più o meno, perché un attrattivo, una località attrattiva può diventare attrattiva anche per investimenti. E gli investimenti, non dico se siete tifosi dell'Inter, sapete già che gli investimenti li hanno già fatti in quell'ambito, ma non pensate che sia una cosa così lontana. Può esserlo, è il nostro compito renderlo reale per la Valtellina. Grazie.